Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della sindrome da affaticamento cronico. La sindrome da affaticamento cronico, CFS, dall'inglese Chronic Fatigue Syndrome, anche conosciuta come encefalomielite mialgica, ME/CFS, è una condizione medica complessa caratterizzata da un grave affaticamento che non migliora con il riposo e che persiste per almeno 6 mesi. Oltre alla stanchezza cronica, i pazienti con ME/CFS possono sperimentare una serie di sintomi fisici e cognitivi. Tuttavia, è importante notare che i sintomi possono variare da persona a persona e possono manifestarsi in modo diverso. Ecco alcuni dei sintomi più comuni associati alla sindrome da affaticamento cronico. Affaticamento. Questo è il sintomo principale e più evidente. Si tratta di un grave esaurimento fisico e mentale che persiste per almeno 6 mesi e non è alleviato dal riposo. Dolore muscolare e articolare. Molti pazienti con ME/CFS sperimentano dolore muscolare e articolare diffuso. Dolori di testa. I mal di testa, inclusi emicranie, possono essere sintomi comuni. Mal di gola. Mal di gola o disagio alla gola sono sintomi frequenti. Linfonodi ingrossati. Alcune persone possono avere linfonodi ingrossati, specialmente nel collo e nelle ascelle. Disturbi del sonno. Il sonno può essere disturbato da insonnia, sonno non ristoratore o sonnolenza eccessiva durante il giorno. Problemi cognitivi. Molti pazienti con CFS sperimentano difficoltà di concentrazione, confusione mentale, difficoltà di memoria a breve termine e problemi cognitivi noti come nebbia cerebrale. Sensibilità ai sensi. Alcuni pazienti possono diventare ipersensibili alla luce, al suono, agli odori o ad altri stimoli sensoriali. Sintomi gastrointestinali. Disturbi gastrointestinali come nausea, diarrea o costipazione possono verificarsi in alcuni casi. Problemi cardiaci e ortostatici. Alcuni pazienti possono sperimentare palpitazioni, ipotensione ortostatica, pressione sanguigna bassa quando ci si alza in piedi, o altre anomalie cardiache. Depressione e ansia. La depressione e l'ansia sono comuni nei pazienti con ME/CFS, in parte a causa degli effetti debilitanti della malattia sulla qualità della vita. Intolleranza all'esercizio. La maggior parte dei pazienti con ME/CFS sperimenta un peggioramento dei sintomi dopo uno sforzo fisico o mentale, noto come mal di post-esercizio. È importante notare che la diagnosi della sindrome da affaticamento cronico si basa su criteri specifici e che i sintomi devono essere presenti per un periodo prolungato e influenzare significativamente la vita quotidiana del paziente. Poiché i sintomi della ME/CFS possono essere simili a quelli di altre condizioni, è essenziale consultare un medico per una valutazione accurata e una diagnosi appropriata. Attualmente, non esiste una cura specifica per la sindrome da affaticamento cronico, ma il trattamento mira a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita del paziente. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.